Welcome to the Quantum Gravity Channel. Il delirio dell'Occidente, come sappiamo, è il collasso della società al suo livello fondamentale, si direbbe in fisica, cioè quel livello sotto il quale non si può scendere. È il livello nel quale la fanno da padrone gli istinti animali, gli istinti più primitivi dell'essere umano in quanto animale, senza più nessun freno e senza limiti. Questa infatti è la cosiddetta libertà. E ovviamente per un essere sociale come l'essere umano, l'istinto più potente è l'istinto sociale, l'istinto di aggregazione allo stormo che porta gli individui a rinunciare alla loro individualità a favore dell'appiattimento sullo stormo, fino al punto da non riconoscere più la realtà che hanno di fronte agli occhi a favore dell'interpretazione mutuata dallo stormo stesso. Si badi bene che io parlo sempre di degrado, cioè di discesa allo stato fondamentale, di collasso, mai, assolutamente mai, di complotto. Questo collasso ha varie ragioni. Per rifarci a Nietzsche, che aveva anticipato molte di queste cose, possiamo chiamarlo nichilismo. Esiste nella specie umana, come in tutte le specie, una propensione all'annientamento, all'autodistruzione. Come mai? Beh, dobbiamo ripensare a quello che è la vita. La vita è una sequenza di getti di dadi, come la natura. Una sequenza di biforcazioni quantistiche, prove cieche ed errori. Quasi tutte le prove sono destinate al fallimento, cioè sono errori. Affinché si trovi una strada che continui, si devono fare tantissime prove, si devono provare tutte le strade. E quindi, quasi tutte le prove sono errori. A lungo termine, tutte le prove sono errori, perché non c'è nessuna strada e nessuna ramificazione che, a un certo punto, non si spenga. Pertanto, nella stessa vita, c'è la condanna alla fine. Quindi non è una propensione all'autodistruzione, è semplicemente una presenza all'interno dello stesso gioco dei getti di dadi che necessariamente nella quasi totalità dei casi dovranno finire in un fallimento. E pertanto anche il getto di dadi vita sulla Terra, oppure il getto di dadi vita umana, oppure il getto di dadi società occidentale, necessariamente ha tra le tante opzioni una maggioranza di opzioni che sono quelle che portano all'autodistruzione, al nichilismo. E non esiste, essendo questo un movimento cieco, una possibilità a priori per distinguere le une dalle altre. La natura deve fare tutti i tentativi, anche i tantissimi tentativi sbagliati, che vuol dire che durano meno degli altri tentativi cosiddetti giusti, ma che giusti non sono, che vuol dire soltanto che durano un po' di più. Ora, il collasso della società occidentale è anche il delirio del locus, cioè il delirio di autoconsistenza logica. Perché? Perché abbiamo trovato la formula, abbiamo trovato la risposta a qualunque cosa, abbiamo trovato il posto a tutto. Bene, uno dei segni più tipici di questo tipo di delirio è la fine della storia. La storia è finita. Noi siamo la fine della storia. Perché? Perché abbiamo trovato tutte le risposte. Perché abbiamo trovato le formule a qualunque cosa. Abbiamo incasellato tutto. Ma il mondo e la vita è un po' come le Olimpiadi. Ognuno può scegliere quale gara. Ognuno può scegliere in che cosa cimentarsi. Ma le gare sono già stabilite. Sono quelle. Se abbiamo trovato la risposta per tutto, è evidente che siamo arrivati alla fine della storia, al punto fisso. Che cos'è in fisica punto fisso? Ve lo illustro con l'esempio che vedete alle mie spalle, quello di un paracadutista. Sappiamo che un grave che viene lasciato cadere scende con una accelerazione costante, che non dipende dal grave, se l'attrito dell'aria è trascurabile. Questo è il famoso esperimento di Galileo dalla Torre di Pisa, che lascia cadere due pesi di forma e caratteristiche diverse e che vede che arrivano a terra esattamente nello stesso istante. L'accelerazione è la stessa se l'attrito dell'aria è trascurabile ed è un'accelerazione costante,
circa 10 metri al secondo di aumento della velocità ogni secondo. Ma se l'attrito dell'aria è importante, come nel caso del nostro paracadutista oppure di una piuma, voi osserverete che dopo un po' di accelerazione, raggiunta una certa velocità limite, una velocità di deriva si dice, prosegue a scendere con una velocità costante. Il paracadutista non può continuare ad accelerare. Più grande è la velocità in un fluido e maggiore è la resistenza opposta dall'aria, dal fluido stesso, ad una eventuale ulteriore accelerazione. E questo fa sì che si raggiunga una situazione di stazionarietà, un punto fisso, nel quale la dinamicità è ridotta e la velocità non varia più. La velocità diventa costante. La questione è se la storia, la vita, tenda a un punto fisso o meno. E questo è un problema che è rimasto irrisolto dalle teorie di Darwin. Darwin non ha preso posizione lui su questo, ma ha lasciato campo aperto a prendere una possibile posizione in favore del tendere a un punto fisso. Perché quando si descrive la vita come un meccanismo di selezione naturale nel quale prevalgono i più adatti all'ambiente e alle circostanze esterne, è chiaro che si dà un'eccessiva importanza a quelle circostanze esterne e si descrive la vita come qualcosa di reattivo, quindi passivo, nei confronti delle circostanze esterne, per cui l'evoluzione dovrebbe poter portare a una situazione di massimo adattamento. Quindi si può pensare che il processo evolutivo sia un processo che, a forza di prove ed errori, tenda a un punto fisso, che non è una finalità necessariamente, potrebbe anche essere poi ulteriormente confusa con una finalità, ma non è necessariamente un fine, perché non esistono finalità in un movimento cieco, ma comunque un punto fisso a cui necessariamente un processo di adattamento tende, perché porta a un avvicinamento progressivo alla situazione di massimo adattamento possibile, che però non esiste nel caso della vita. Ora, se il darwinismo lascia aperto questa questione e non la risolve, però lascia aperto a questa degenerazione, lascia pensare, insomma, alla possibilità di un eventuale punto fisso, Hegel raccoglie quel tipo di idee per introdurre appunto il punto fisso e quindi descrive la sua filosofia come un processo dinamico. Si introduce finalmente la dinamica nella filosofia, che non è più un guardare statico della realtà, ma quella dinamica tende a un punto fisso, uno spirito assoluto, per esempio, un movimento che tende a una situazione finale di stazionarietà, la fine della storia. Ora, Darwin non poteva conoscere il meccanismo della vita. Se l'avesse conosciuto, se avesse saputo che la sorgente inesauribile di prove di errore è la biforcazione quantistica, è l'indeterminazione quantistica, avrebbe potuto facilmente capire che non c'è nessun punto fisso, nessuna finalità, che il movimento è un movimento cieco. Ma Darwin questo non lo conosceva. Nietzsche si è accorto che mancava qualcosa e ha introdotto la volontà di potenza proprio per cercare di non fare dipendere la vita dalle circostanze esterne nella maniera eccessiva che è permessa dalle idee di Darwin. Nonostante questo, però, la volontà di potenza non è una volontà, perché Nietzsche più volte spiega che non esiste nessuna volontà in natura. Volontà di potenza, infatti, è un insieme di tre parole che vanno prese come una sola per stare a significare qualcosa di nuovo che Nietzsche non conosceva. E quindi bisogna cercare di ricostruire la sua filosofia prendendo brandelli di qui, brandelli di là, come per esempio i getti di dadi che chiariscono meglio di che cosa si tratta e di cui parla in altri aforismi, e ricostruire il puzzle perché lui non ha nemmeno avuto il tempo nella sua breve vita di ricostruirlo da solo. Ma il movimento della vita, come lo possiamo descrivere oggi, il movimento cieco di prova e di errore, è necessariamente un movimento che, essendo cieco, non ha nessuna finalità. Ma non è soltanto questo, non ha nemmeno un punto fisso. Cioè, volente o nolente, non tende nemmeno a qualcosa di stabile, di stazionario. Perché l'unica cosa a cui la vita potrebbe tendere di stabile è la morte.
cioè l'estinzione, che prima o poi arriva comunque, e che è anche il punto di partenza, visto che la vita, a suon di biforcazioni quantistiche di prove e di errori, nasce dalla natura inanimata. E quindi, se dovesse anche tendere alla natura inanimata, necessariamente il processo non dovrebbe nemmeno partire, perché parte dalla natura inanimata e poi arriva, con la morte, alla natura inanimata. E pertanto, se ci fosse un processo di massimo adattamento all'ambiente, un tendere a un massimo adattamento all'ambiente, è chiaro che la vita tenderebbe all'ambiente, alla morte, che comunque prima o poi arriva. La fine. Pertanto la vita non tende a nessun punto fisso. Non esiste nessun punto fisso nella vita. E non esiste nessun punto fisso in un qualunque aspetto della vita, che possa essere per esempio una società, la società umana, o una particolare società, come per esempio la società occidentale. Tendere quindi al punto fisso per una società vuol dire soltanto anticipare la morte, che comunque arriva. La fine, che può essere la morte dell'individuo, la morte della società, l'estinzione della specie, la sparizione dell'intera vita su un pianeta. Non c'è bisogno di anticipare qualcosa che arriva necessariamente. Ma le tendenze nichiliste ci sono perché fa parte di questo gioco dei getti di dadi. Sbagliare, l'errore, è la quasi totalità dei tentativi e a lungo termine, come abbiamo detto, è la totalità di tutti i tentativi. Ma la società occidentale persevera nel suo errore. L'errore, appunto, che è il suo delirio, il delirio di autoconsistenza logica, il delirio dell'Occidente. E quindi crede di essere arrivata alla fine della storia, quando appunto si è compiuto tutto e rimangono soltanto dei dettagli minori da definire. In sostanza l'Occidente crede di aver trovato la chiave per esempio della società mondiale, della comunità universale di tutti gli uomini, la costruzione della comunità del mondo. Poco importa che a un'analisi attenta quella sia una selezione di individui basati sulla loro propensione a vendersi, il puttanesimo che abbiamo descritto la volta scorsa, poco importa che tutto questo sia un delirio, poco importa che chiunque possa rendersi conto, se pensa da solo, non immerso in uno stormo, che questo è un delirio. Perché? Perché ormai il processo è avviato e non è possibile fermarlo. E in questo stormo l'importante non è ciò che è, ma ciò che lo stormo ti dice di credere che sia. E tu finisci per assorbirlo. E così l'Occidente, in questo delirio di autoconsistenza da fine della storia, ha cosparso il pianeta di organizzazioni occidentali, che poi chiama organizzazioni internazionali, che sono deputate a risolvere tutto. C'è qualcosa da risolvere? C'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Fondo Monetario Internazionale, le Nazioni Unite. Per non parlare degli sport, gli sport che devono essere universali, gli stessi sport per tutti, in tutte le società, in tutti i paesi del mondo. Le Olimpiadi, appunto. Il mondo come Olimpiadi, in cui ciascuno, quando nasce, può scegliere in quale gara cimentarsi. E poi le carte dei diritti, i diritti universali. E per non dimenticare i mantra che vengono usati per troncare ogni discussione, stai dalla parte giusta della storia. Siccome la storia ormai è finita, siccome abbiamo capito tutto, abbiamo risolto tutto, sappiamo anche dove va la storia, dove andava e quindi da quale parte stare. Stare dalla parte giusta della storia, avete sentito tante volte, come se ci fosse quindi una parte giusta della storia, perché? Perché noi abbiamo trovato la formula, abbiamo trovato la formula della storia e quindi abbiamo trovato la formula di tutto e sappiamo pertanto in ogni situazione qual è la parte giusta della storia e qual è la parte sbagliata della storia. E quindi ogni posto è occupato, ogni questione ha una risposta a portata di mano e se quella risposta non c'è ancora, per esempio in presenza di una novità come una pandemia, c'è comunque un'organizzazione internazionale preposta a studiare il problema e a fornire poi la soluzione, la risposta, DOCG, la risposta dello stormo. Non sia mai che qualcuno venga in mente di pensare da solo, non sia mai che qualcuno voglia cercare soluzioni alternative, percorrere una propria strada. Occorre stoppare sul nascere qualunque tentativo di questo tipo.
E quindi c'è un periodo di tempo durante il quale una risposta magari si può non conoscere ancora. Ebbene, tranquilli. Non c'è bisogno che vi mettiate a cercare risposte vostre. Non c'è bisogno che vi mettiate a pensare. C'è un'organizzazione preposta che fornirà la soluzione. Non l'individuo, per carità. Non è l'individuo che può trovare la risposta, è lo Stormo, l'organizzazione internazionale che è preposta a quella questione. In sostanza, non si deve mettere in testa all'individuo che ci sia una finestra aperta nella quale si debba magari mettere a pensare per cercare la sua proposta di soluzione. Anzi, gli si deve mettere in testa che non c'è bisogno che si metta a pensare perché c'è qualcosa, qualcuno che lo fa per lui. E così, se qualcuno si mette a pensare, ci saranno decine e decine di altre persone, gli uccelli circostanti dello stormo, che si attiveranno prontamente per scoraggiarlo, per tirarlo in basso, il livello fondamentale, o per scoraggiare chiunque altro dall'ascoltare quello che lui ha da dire. E quindi l'attività principale degli uccelli dello stormo non è quella di cercare soluzioni alternative, di percorrere tante strade, cercare di percorrere tutte le strade possibili, ma scoraggiare tutti dal percorrere le proprie e anche scoraggiarli tutti quanti anche dal solo provare a pensare, in modo da lasciare campo libero a quell'unica risposta dello stormo che arriverà e che a quel punto sarà indiscussa perché non ci sarà nessuna alternativa. E così funziona lo stormo, dove la principale attività appunto è in negativo, cioè volta a negare gli sforzi individuali di tutti e di ciascuno, sforzi che potrebbero portare a trovare altre soluzioni, magari più efficienti, a provare altre strade, ma che essendo individuali porterebbero con sé il rischio di disgregazione, smembramento dello stormo stesso. E questo lo stormo non se lo può permettere. È più pericoloso per lo stormo il rischio del disfacimento, più che il rischio di risolvere, tra virgolette, un problema in modo raffazzonato, appiccicaticcio, incompleto, eccessivamente costoso, dannoso o perfino con conseguenze economiche preoccupanti per gli anni a venire. Perché? Perché tanto, se ci saranno anche queste ricadute, come si procederà? Esattamente allo stesso modo. Ci sarà un'altra organizzazione internazionale che nel tempo in cui la risposta non è già pronta, si occuperà di trovarla. Abbiamo o non abbiamo trovato infatti la formula per tutto? Eccola qui. La formula per tutto, in qualunque caso, senza più nessun bisogno di pensare. E quindi non ti devi più mettere a pensare, devi soltanto attendere il tempo tecnico nel quale l'organizzazione preposta fornisca la risposta. La risposta DOC, la risposta dello stormo, che poi i servi zelanti dello stormo si incaricheranno gratis di spapagallare a manetta, qualora ci fosse ancora qualche sopravvissuto che si ostina a pensare da solo, a pensare individualmente, cosa che rischierebbe di minare la compattezza dello stormo. Lo stormo si fa vanto della sua compattezza, la sbandiera ogni giorno. Eppure in natura la chiusura a riccio non è mai un segno di forza, è un segno di grandissima debolezza, è un segno di disperazione. Tuttavia sembra ormai che il mondo ne abbia abbastanza del delirio dell'Occidente e che se ne voglia liberare. Oggi il problema del mondo si chiama Occidente. È il problema di come liberarsi da questa entità uscita di testa che da decine d'anni bullizza l'intero pianeta, andando a dire a destra manca a tutte le latitudini e a tutti i popoli che cosa fare, che cosa decidere liberamente, tra virgolette, a suon di ricatti, minacce, provocazioni, molestie, harassment, senza soluzione di continuità, tanto verso l'esterno, cioè nei confronti dei paesi che non fanno parte dello stormo occidentale, quanto verso l'interno, cioè nei confronti di quegli individui all'interno dello stormo occidentale che rifiutano ancora oggi di vendersi. Gli ultimi, cioè, quelli che rifiutano di degradarsi a livello del puttanesimo. Queste persone vengono quindi condannate a vivere
costantemente sotto l'oppressione molesta e ininterrotta della società del puttanesimo, che a loro ricorda ogni giorno che chi vince è chi si vende, e l'ultimo è colui che si rifiuta di vendersi. Chi quindi rifiuta di vendersi diventa il bersaglio quotidiano di una mole impressionante di molestie, veicolate in mille modi, provocazioni, ricatti, tese a sottrargli il tempo, la libertà e la vita, quelle cose che i venduti evidentemente hanno già ceduto. Per cui chi rifiuta di vendersi deve essere soffocato. Chi rifiuta di cedere tempo, libertà e vita allo stormo deve essere soffocato in modo da non poterlo usare il suo tempo, da non poter usare la sua libertà e la sua vita. Ora, l'Occidente non può ammettere di avere degradato il suo gioiello, la scienza, al livello della scienza venduta di oggi, come non può ammettere di aver degradato tutta la società al livello del puttanesimo, della cialtroneria. Perché? Perché l'ha sparata troppo grossa, perché è andato troppo oltre, perché questo delirio ha superato il punto di non ritorno. È il delirio di autoconsistenza logica, è il delirio di chi crede di avere capito tutto, e ovviamente ha superato qualunque punto di non ritorno. L'unica possibilità che questo Occidente delirante ha di vincere è di ridurre tutti così, come è successo nella scienza. L'unica possibilità che aveva l'Occidente, dopo aver degradato la scienza, di fare in modo che nessuno si potesse accorgere, tutti zitti, di quello stesso degrado, era che tutta la scienza mondiale si degradasse allo stesso livello, così che non fosse più possibile nessun confronto, nemmeno il ricordo di una possibilità alternativa, di una possibilità di una scienza diversa in cui non si misura tutto a suon di citazioni e di popolarità. E quindi, nella scienza, il programma è riuscito. Questo delirio, il delirio di autoconsistenza logica, può vincere soltanto se tutto è ridotto a questo stesso delirio, cosa che nella scienza è già capitata a causa di una serie di circostanze sfortunate. Ma a causa di una serie di circostanze fortunate non è capitato nel resto. E adesso sembra che ci sia una reazione di rigetto. Una reazione che però non può fermarsi a deoccidentalizzare il resto, ma deve anche partire dalla deoccidentalizzazione della scienza in tutti quanti i paesi del mondo, anche quelli che non fanno parte dell'Occidente. Così come i teorici delle stringhe, che l'hanno sparate così grosse che non potevano più salvare la faccia. Non si sono nemmeno lasciati una via di fuga. E come può lasciarsi una via di fuga chi va a raccontare in giro di essere in grado, di essere sul punto di scoprire tutto senza parametri, a partire dal niente? La loro unica speranza era di ridurre tutti a quel livello, e quindi hanno lavorato per molti, molti anni per sterilizzare tutto il resto. Anche lì non ci sono riusciti. Però attenzione, non ci sono riusciti, e dopo il loro crollo, dopo il loro degrado, che cosa è rimasto? Un cimitero. Pertanto, anche nel mondo, dopo il crollo dell'Occidente, sotto il peso del suo stesso delirio, rimarrà un cimitero. Se rimaniamo tutti zitti e aspettiamo che questo crollo avvenga da solo, invece di combattere. Si può continuare a stare zitti, eh? Quindi si può aspettare che è quello che è successo nella scienza. Aspettare che quella cialtroneria dei teorici delle stringhe e di altri collassasse sotto il suo stesso peso. Ma se si aspetta, non è che nasce qualcos'altro. Se invece si comincia a combattere quella cialtroneria, se invece si comincia a dire di no, a dire basta, e ripeto, a combattere, e allora si rischierà anche di costruire qualcosa. Come? Il gioco è sempre quello dei getti di dadi. Provare tutte le strade, provare qualcosa, non si sa
a priori che cosa sarà. L'unica cosa che si sa è che se non si fa niente, sarà niente. L'unica cosa che si sa è che si aspetta sarà un cimitero. Questa è l'unica cosa che si sa. Quindi il problema del mondo si chiama Occidente, perché l'Occidente porta con sé la fine della storia. E quindi vuol dire anche la fine della specie. Ma questo succede soltanto se l'Occidente si estende al tutto, perché se questo non succede, il rischio non c'è. Ma c'è comunque il rischio di rimanere poi in un cimitero, cioè nel nulla, dove sarà molto ma molto difficile costruire, perché richiederà molto ma molto più tempo. Ma comunque sarà possibile anche dopo. Il tempo che abbiamo di fronte a noi in fondo è infinito, se non prevale questo delirio a livello globale. Il problema quindi del mondo è l'Occidente e la fine della storia che ne consegue. Va da sé che nel momento in cui noi cominciamo a combattere l'Occidente, cominciamo a costruire la storia nuova. Grazie della partecipazione e mi raccomando di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di abilitare le notifiche in modo da restare costantemente aggiornati sui nuovi video e le nuove iniziative. Vi raccomando anche due libri, Dalla fisica alla vita, Viaggio nell'infinitamente piccolo e ritorno, e L'involuzione del pensiero scientifico, Come la civiltà perde conoscenza, che sono molto utili per seguire le problematiche che affrontiamo in questo canale. Se potete, spargete la voce sui social e se avete delle domande o dei suggerimenti, lasciateli nei commenti. Alla prossima!